In questi mesi ci hanno detto che il centro oli che l'ENI vorrebbe realizzare ad Ortona ed in genere il petrolio saranno una grande occasione di sviluppo per la regione. C'è chi, per quanto riguarda il centro oli, ha parlato addirittura di migliaia di posti di lavoro e di ricchezza per tutti. Niente di più falso. Il responsabile dell'ENI di Ortona, ingegner Lorenzo Fiorillo, presentando all'Università di Pescara il progetto del centro oli, ha parlato di 29 posti di lavoro. Appena 29 posti di lavoro, tra l'altro riservati a tecnici provenienti da fuori regione. Agli abruzzesi sarebbero riservati solo lavori più umili, presso aziende subappaltatrici e con contratti a termine. Sempre l'ENI, a pagina 16 dello studio di impatto ambientale, parte integrante del suo progetto, ha scritto quanto segue. Il costo economico ed ambientale, benché quantitativamente reversibile nel lungo periodo, sarà dunque pagato integralmente dall'economia agricola locale. Il che vuol dire che a fronte di pochi posti di lavoro se ne perderanno migliaia nell'agricoltura e nelle attività ad essa connesse, oltre a danni al turismo ed al commercio. La tutela dell'ambiente non è un concetto astratto, ma è proprio la salvaguardia del lavoro e della qualità della vita dei residenti di un territorio. Il petrolio, oltre a non portare nuova occupazione, sarà di fatto di proprietà di compagnie straniere. Avete capito bene? Compagnie straniere, che pagheranno al governo centrale e non alla regione, e tantomeno ai comuni interessati, delle royalties pari al 4% del quantitativo estratto e da loro dichiarato. Da loro dichiarato, perché per una legge del 1926, in Italia, l'ente estrattore è anche l'ente certificatore. È come se noi, andando a fare benzina, decidessimo di pagare forfettariamente, a nostro piacimento, il quantitativo di carburante prelevato. Pertanto, se vi dicono che il petrolio abruzzese sarà fonte di benessere, questo qualcuno o è in malafede, oppure è semplicemente un ignorante. E vorremmo infine capire, i sindacati abruzzesi, in tutta questa storia, da che parte stanno? Com'è possibile che tutto il mondo economicamente più avanzato stia delocalizzando o dismettendo le attività inerenti alla chimica industriale e le lavorazioni petrolifere, e noi, in Abruzzo e in Molise, ci muoviamo esattamente nella direzione opposta? Com'è possibile? Intanto, però, i nostri rappresentanti politici parlano di turismo sostenibile e di sviluppo del settore agroalimentare di qualità. In questa evidente e confusa contraddizione tra realtà dei fatti e parole di circostanza, se continuasse l'invasione petrolifera dell'Abruzzo, gli unici ad avere dei vantaggi economici sarebbero i soliti industriali ed imprenditori che, grazie allo sfruttamento intensivo e spregiudicato del territorio, hanno accumulato ricchezze sulle spalle della collettività. Cari sindacalisti abruzzesi, mi permetto di ricordarvi che nella storia del nostro paese le rappresentanze sindacali possono vantare grandissimi meriti nella tutela dei diritti dei lavoratori e nel rispetto della tutela ambientale, che alla fine si identifica con la salute dei lavoratori stessi e delle loro famiglie, come adesso vi racconta il nostro Alessandro Lanci. Grazie per l'attenzione. Il video che stiamo per presentarvi racconta del dramma di Porto Marghera, ma rappresenta anche un ringraziamento postumo a Gabriele Bortolozzo, un dipendente del petrolchimico, che riuscì a portare in tribunale colossi come la Montedison, l'Enichem e l'Enimont. Grazie a questo uomo onesto e testardo, il pubblico ministero Felice Casson, dopo un'accurata inchiesta racchiusa in ben 500.000 pagine,
chiese il rinvio a giudizio di 27 dirigenti di queste multinazionali, con l'accusa di strage. Avete capito bene? Strage. Disastro colposo, lesioni colpose, omissione di cautele. Per questo motivo, nessuna bramosia di denaro, nessuna opportunità di lavoro si possono sostituire al diritto alla vita. Di come stavano realmente le cose dentro al petrolchimico ho iniziato a rendermi pienamente conto lavorando al CB1416. Lì si registravano spesso fughe di gas. Inoltre cominciavo a sentire che c'erano operai, anche molto giovani, fra i 30 e i 40 anni, che morivano di tumore o erano affetti da gravi malattie. Le interviste in fabbrica che Gabriele e io realizzammo erano così sinceramente autentiche, struggenti nel proprio dolore. Sempre Gabriele era riuscito in poco tempo a raccogliere le cartelle cliniche degli operai deceduti negli ultimi anni. La diagnosi, quasi come per tutti, era angiosarcoma epatico. Maddalena aveva la tua età quando la conobbi. Il papà Carlo era un amico, un caro amico. Papà aveva pensato più volte di cambiare lavoro. Aveva fatto domanda alle Ferrovie dello Stato, ma non rientrava nei parametri previsti. E si era rivolto anche all'Enel, ma senza successo. Alla fine si era arreso ed era rimasto in fabbrica. Quando era stato trasferito agli archivi, si era un po' tranquillizzato perché gli pareva di essere finalmente più lontano dal pericolo che minacciava la sua salute. Sapeva infatti che la sua malattia era da collegarsi all'esposizione al CVM. Mio padre è morto che avevo un poco più di 20 anni. L'ho visto straziato dai dolori che lo facevano impazzire. Stavamo sempre con lui e mia madre, per paura che facesse una pazzia. Ma del resto, come avrebbe potuto, se negli ultimi mesi era costretto a letto e non poteva più alzarsi? Io lo vedo il dolore delle famiglie, delle vedove, di noi figli. Questi operai sono morti vicino all'età della pensione, proprio quando potevano vivere un po' di anni sereni. La fabbrica ha rubato loro gli anni migliori. C'è una scena che mia sorella non è capace di dimenticare. Quando mio padre ormai era malato, un giorno, l'ha accompagnato in bagno. L'ha visto guardarsi allo specchio, e in silenzio, abbassare la testa perché non si riconosceva più. Soltanto una cosa non ho accettato. Che per operai come mio marito, lavorare fosse uguale a rischiare la vita. Per questo mi sono costituita parte civile. Un giorno al cimitero ho incontrato un'altra donna. Ci siamo guardate, ci siamo raccontate come sono morti i nostri mariti. Abbiamo scoperto che lavoravano negli stessi reparti. Mi sono costituito parte civile. L'ho fatto anche per i miei amici morti. Io con la fabbrica volevo proprio chiudere, ma forse non era giusto. Ci sono dei debiti da saldare. Era trascorso qualche tempo dalla morte di mio padre. E mi capitò di vedere Gabriele Bortolozzo in TV, che parlava delle morti e dei rischi nei reparti in cui si lavorava al CVM. Pensavo che fosse una battaglia civile doverosa. Guardavo a quegli avvenimenti come una qualsiasi cittadina che abbia a cuore la storia della propria città. Perché la storia di quei reparti di Porto Marghera è anche un po' la storia di tutti noi. Mica abbiamo detto delle male parole. Oh no!